Questa, dunque, presentare gli imprenditori oggi presenti sarebbe quasi svenire quello che loro hanno fatto su questa terra, siete tutti di Gioventano o comunque della Chiana, della provincia, quindi conoscete sia il signor De Masi, il signor Saffiotti e il signor Barra che oggi non è potuto essere presenti per motivi di salute. Quello che questa amministrazione ha voluto dimostrare con un umilissimo riconoscimento è semplicemente per dire che come il sangue per l'associazione Avis è linfa vitale per l'essere umano, così anche per noi loro rappresentano quella parte della società sana che è sicuramente linfa vitale per questa comunità e per tante comunità come la nostra. Non abbiamo voluto associarla proprio alla giornata dell'Avis proprio per dire quanto è importante per noi concretamente che voi non solo siete qua ma che rappresentate davvero per noi un segno forte, forte sul territorio. Siamo con voi, pensiamo che le persone sane non sono poi così tantissime in questa terra, nel senso che comunque se non altro non hanno il coraggio di dimostrare di essere sani. Voi l'avete fatto e noi insieme a voi vogliamo dimostrarvi di essere vicino. Grazie a tutti. Già parlato l'assessore, io non mi illuderò a dire le stesse cose, ma soltanto volevo rimarcare l'importanza di questo momento. Noi abbiamo il bisogno dei cittadini di avere degli esempi, sia nell'amministrazione, sia nella magistratura, sia tra gli imprenditori. Sicuramente nella lotta alla criminalità organizzata un segnale importante lo possono dare coloro i quali contribuiscono a denunciare. Noi ci è stato sempre detto da parte della magistratura, delle forze dell'ordine, avere il coraggio di denunciare. Loro l'hanno fatto, meritano tutta la nostra stima e riconoscenza come amministrazione e come cittadini. Ed era questo quello che volevamo manifestare in maniera chiara, visibile e trasparente a tutti. Grazie. C'è una scelta chiara di campo di un'amministrazione comunale, di un sindaco, di un assessore, di un'amministrazione comunale. Nonostante sia la rivalità per me si prese, in questo caso per un altro abbiamo una pax. A parte le battute, io vorrei solo dire pochissime parole perché mi rendo conto che c'è poco tempo. Sostanzialmente il mio atto deve essere recepito non come nel senso di qualcosa di coraggioso, qualcosa di eroico, ma solo un gesto responsabile per chi vuole la propria libertà e la libertà di questa terra, per ripararla a questa endemica presenza che è l'andrangheta. Io a voi che siete tutti adulti posso solo dire una cosa, spesso ognuno di noi pensa che riesce a cavarsela comunque, perché siamo stati fatti dalla mentalità che da tempi, ormai della notte dei tempi purtroppo, insiste su questa terra. E allora siccome si fa tutto per i figli, io dico, pensate ai vostri figli, mentre noi pensiamo in qualche modo di potercela sbrigare nella quotidianità, dovete avere quella paura maggiore che vince la paura di ritorsione, di essere marginali, cioè quella paura di pensare che lasceremo ai nostri figli un mondo malato. Quindi noi oggi dobbiamo fare qualcosa per i nostri figli, se vogliamo che loro possano vivere non in un futuro fatto di speranza, ma fatto di certezza. Grazie. Necessariamente passare attraverso la ribellione vera e concreta della parte sana della nostra società. Grazie, signor De Masi. Approfitto un attimo per fare una serie di spunti di riflessione. Intanto il primo, io ringrazio l'amministrazione di Gioia Tauro per l'atto che ha fatto, la ringrazio per tante ragioni, una di quelle perché io mi sento l'imprenditore gioiese in quanto le mie aziende, parte delle mie aziende sono qui a Gioia Tauro
e spesso quando vado in giro io ho perso le mie origini di Zipolese, mi dicono tutti l'imprenditore gioiese dei Masi. Lo dico con orgoglio, io mi sento gioiese perché spero di poter essere orgogliosamente una parte positiva, come tante altre parti positive questa terra ha e deve far vedere. Quindi il mio grazie per la gradita, per il gradito attestato che mi avete dato. Vedete, qualcuno, la mia famiglia denuncia la criminalità da oltre 40 anni. L'altro giorno qualcuno ha sparato 44 colpi di plastico per la mia azienda e io vado dicendo in giro che non l'hanno sparato a me, l'hanno sparato ai miei dipendenti, l'hanno sparato ai loro genitori, l'hanno sparato a noi tutti perché, avendo fatto quell'attentato, hanno minacciato me, la mia azienda, la mia famiglia, i miei lavoratori e il diritto di tutta questa gente di avere un futuro. Ogni attentato, ogni aggressione che viene fatta al mondo delle imprese non è l'attentato fatto all'imprenditore, ma fatto alla speranza che quell'impresa, che quella terra, quel territorio, quel luogo possa dare un sogno di un domani. Vedete, Gioia Tauro, come tutta la piana, era una ridente economia, era un ridente luogo pieno di speranze. La situazione che noi abbiamo è sotto gli occhi di tutti, la realtà di quello che noi siamo stati, noi esseri umani siamo stati capaci di fare, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo tutti i giorni, di fare e di non fare, perché vedete, oggi questa terra, questa regione, il porto di Gioia Tauro, se non c'è uno scatto d'orgoglio che parte dal basso e non il governo quello che può fare per noi, ma noi che dobbiamo fare per questa terra, io non credo che ci sarà futuro. Per cui chiudo brevissimamente. Io mi auguro che questa terra si riappropri del diritto di essere quella terra e i suoi cittadini, del diritto di essere uomini liberi, del diritto di dover denunciare chi domani mattina violenta, aggredisce e minaccia ognuno di noi nell'esercizio delle sue attività di imprenditori e nella violenza nel voler dire tu non fare questo anziché fare quest'altro, o assumi questo o assumi quest'altro. Io non sono un eroe, sono una persona normale che vuole vivere in un territorio normale in cui i diritti e le regole valgono per tutti. E questo è il mio sforzo, io voglio continuare a vivere utopicamente quella realtà, di vivere la parte bella di questa Calabria, di vivere questo sole, questa scelta, la bellezza di quello che noi abbiamo intorno a noi e non la bruttezza di quello che noi esseri umani abbiamo fatto. Grazie.